Perfetto, e si va avanti con Marvel Spider-Man 2. Pare che ormai siamo arrivati al settimo episodio. E andiamo avanti, niente. Non cincischiamo, non perdiamo altro tempo. Devo andare da Harry e scoprire cosa nasconde la sua tuta. Effettivamente è vero, ma prima vediamo qua cosa c'è. Ehi, mi concedi un ballo? Come dire di no. Bam. Non molliamo! Il vostro Vitolo ha qualche problema! Ci penso io! Grazie del soccorso! Cerco solo di starti dietro! Arrivo, Harry! Dobbiamo verificare quella cazzo di tuta che secondo me ce l'ha anche con noi, ovviamente. Oh, beccata corrente. Clan del Danicast, parliamo di Coney Island. Innanzitutto dai soccorritori giunge notizia così di numerosi feriti, ma nessuna più, almeno questo. Ma i punti oscuri sono ancora molti. Chi è l'autore dell'attacco? Così, chi così era l'uomo che ha aiutato Spider-Man? La sabbia. Vai così. Le mutande per sempre. Ah, buono. Sabbia nelle mutande per sé. Un altro corridoio. Daria, no. No, non ho potuto prenderlo. No, no, allora ci abbiamo. No, figlio di una puttana. Oh, mi ha rotto il cazzo, devo dire. Così. Bam. Impicchiata e si scende. Così. Vai così. Via via. Marco, segna tutto che dopo ti vengo a prendere. Così, così, dai che ci siamo. Eccoci. Vai la fondazione Emily May. Ehi, hey, hey Pete, guarda qui. Stai bene? Forza, vediamo cos'altro può fare questo coso. Che stai facendo? Scienza, amico. Sto facendo scienza. E così sei Spider-Man. L'hai detto a MJ, ma non al tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Io volevo solo... Certo. Sì, capisco. E il ragazzo a cui insegni è lui l'altro? Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati, lo so. Vediamo che sai fare, Harry. E tranquillo.
Cazzo, se questo è calmo non oso immaginare. Ops. Quando ti incazzi. Già. Preparo un po' di caffè, si prospetta una lunga notte. Ecco. Diamine. Ma ha distrutto mezzo ufficio, ma vabbè, fa niente. Ecco che arriva il padre. No, Norman, piccolo Norman. Che cos'è successo? Un festino. Stavamo solo facendo esperimenti. Dov'è il dottor Connors? Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Io devo andare. Sì, sì, ti chiamo dopo. Beh, questo non è che abbia chiarito un cazzo, sinceramente. Mi serve un minuto. Harry ha i superpoteri. Sì, ma... è successo tutto così in fretta. Aspetta, cos'è? Ehi, ricevo un segnale strano da uno Spider-Bot. Ah, anche tu. Genki, stai testando qualcosa? Stavo giusto per chiamarli, ragazzi. Ne sono apparsi diversi sulla rete di punto in bianco. Usano degli strani protocolli wireless. Controllo, vi tengo aggiornati. Ora carico i dati sul server. D'accordo, terrò gli occhi aperti. Mandami i dati quando li trovi. Proverò a identificare chi li ha creati. Ehi, hey, notte in bianco? Ehi, hey, MJ. Io e Harry siamo rimasti svegli per lavorare sulla tuta. E abbiamo esagerato con la pizza. È stato forte. Proprio come ai vecchi tempi. Ma dimmi, qual è il ragno radioattivo di Harry? Non avevo mai visto niente del genere! È un esoscheletro che cancella ogni traccia della sua malattia! Questa volta il dottor Connors si è superato! È incredibile! Bel tempismo, visto quello che è successo al parco. Abbiamo indizi per rintracciare Tombstone? Non ancora, ma mi faccio sentire appena scopro qualcosa. Ah, sei la migliore! Sì, lo so. Ok, e adesso? Non sappiamo ancora chi ha creato quello strano Spider-Bot. Uscito dal carcere, vuole che la società lo accetti come soggetto riabilitato. Vi svelo un segreto. Le persone non cambiano. Proviamo così. Un criminale resta sempre un criminale. Magari si è trattato di un errore del sistema giudiziario. Preso. Ma di certo quest'uomo non ha pagato il suo debito e non è pentito delle sue gesta. State alla larga dalle attrazioni di questo truffatore. A proposito, mi vengono in mente altri due criminali mascherati che meriterebbero di finire in prigione con Beck, ma ne parleremo nella prossima puntata. Qualcosa per voi. Questa è la posizione. Felicia? Ehi, Felicia. Ho sentito parlare della fonderia Steel a Williamsburg su una radio che ho rubato. Arrivo, Felicia. Tombstone è lì e potrebbe avere bisogno di me. Oh, grande. Grazie. Felicia. Per fortuna stai bene. Sei arrivata a Parigi in tempo? Sì, certo. Meno male. Eccoci. Devo dire che questa fonderia sembra tutt'altro che abbandonata. Effettivamente. Perché ci mettono tanto? Sono soltanto prudenti. Tombstone ci ha messo in difficoltà. Giusto. Occhi aperti. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare. Devo liberare i tetti e trovare una via d'accesso. Cacciatori ovunque. Se è per causa mia, sono onorato.
Ehi, direi finito con mio perfetto padre, ancora non so dove sia il dottor Connors. Era da tempo che non vedevo papà così teso. Troveremo Connors. Perché non chiami MJ e le chiedi di fare un salto a casa sua? Sì, buona idea. Ci vediamo alla fondazione appena ho finito qui. Vai tranquillo, Harry. Serve aiuto? Sono a Williamsburg, alla vecchia fonderia Steel. Tombstone è prigioniero qui. Sembra proprio un lavoro per lo Spider Duo. Ah, non è così che ci chiamiamo. E allora, come li chiamate? Non saprei. Solo gli Spider-Man? Mi confonde un po'. Ora devo andare, questo posto pullula di cacciatori. Quindi ti serve aiuto? No, non venire qui. Questa gente non scherza. È troppo pericoloso per te. A dopo. Ok, ok. E bye bye. Ci servirà una via d'uscita. Devo liberarmi dei cacciatori prima di entrare. Ho capito. Fammi vedere dove sono sti cacciatori, poi ne parliamo, fratello mio, su. Maronna mi educarmene. Allora, facciamo così. Non possiamo deludere, capo. Occhi aperti. Non deve entrare nessuno. Così. Dovremmo essere... Piano. Buon punto, in teoria. Quello lì in fondo. Mamma, che figaggine sta cosa delle ragnatele. Tiamo. Troppo silenzio. Perché vi sto eliminando uno a uno. Così. Se avete altri problemi, venite a parlarne personalmente con me. Ho sentito qualcosa. Vai, vai, vai a vedere. Aggiornamenti dal perimetro. Così. Perché non parli? Mamma mia, spiaccicato. Ce ne dovrebbe essere un altro dalla mappa, dice. Eccolo lì. Mamma, hai dritto in faccia. T'ho fatto cadere qualche dente. Questa ciminiera fa proprio al caso mio. Andiamo a vedere se c'è Tombstone. Ho appena parlato con MJ. Vai. Sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto ricevuto, bene. Harry. Già, era solo per sapere. Hai detto fonderia Steel, vero? Sì. Tu che fai? Cardio. Bravo, continua. Io devo trovare Tombstone prima che finisca con gli Scorpion. Comunicazioni sono saltate. Qua non c'è nessuno, perfetto, Tombstone. Si continua. Rinforzi. Rinforzi. Con me non si meglio scherza. Non dare nell'occhio. Silenzio. Un altro è servito. No! Vuole affrontarci? Che venga! Io sto arrivando, non so se voi siete pronti. Vediamo così. Così. Vai così. Perfetto. Aia, so troppi. Sono effettivamente troppi. Eliminiamo questo nel frattempo. Bella. Perso anche tu qualche dente. Come fa a essere in pericolo che... ecco qua, così. Facciamo che non ci sono lampadari, le fate voi per me. La posizione. Procedo. Così.
Non ho sentito. Sei un cacciatore a terra. Deve essere stato il ladro. Troppe perdite. No, ma vai tranquillo. Tutti qui, in due. No, no, bastardo. Mi stava scappando. Ora dovrebbe essercene ancora uno. Dritto in faccia. Ti faccio perdere i denti. Perfetto. La vita è caccia. La caccia è vita. Elimina le guardie. Perfetto. Hai parlato troppo presto, Peter. Mi porti sfiga. Ah, guardalo, Harry. Tana vacca, Harry. Che cosa ci fai qui? Ti do una mano, Spider-Man. Prego, comandante. Io volevo passare inosservato. Sarebbe colpa mia. Eh no, mia, no. Io ho fatto tutto in stealth stavolta. D'accordo. Ho sbagliato. Ehi, Capriost. So che avevi tutto sotto controllo, ma voglio dire... Sai, speravo di farti iniziare da qualcosa di più semplice. Niente di meglio dell'esperienza sul campo, no? Ora fallo sanguinario. Però sei una carogna. Non montarti la testa, non siamo invincibili. Dai, figlio di una puta. Vabbè, allora abbiamo capito. Cattivi, sai, ho dovuto prendere decisioni difficili. Parte del lavoro. Perry. Vaffanculo. Questo ha fatto male. E tu sei andato. Vaffanculo. La... Occioli, quello? Non posso usare le ragnatele. Dobbiamo trovare un altro modo per fermarlo. Tipo? Attento, sono anche sulle piattaforme. Resta fuori dalla linea di tiro e attacca i cacciatori. Oh, oh, oh. No. Non è il momento per scoprirlo. Hai pensato a piano? Ci sto provando! Corri verso la passerella! Oh, oh, oh. Perfetto. Oh. Ma vaffanculo. Serva, trovo io l'aiuto. No. In arrivo. Mamma mia. Vieni anche tu qua, dai, fai come compagnia anche tu. Pardon. Harry, forse ho capito come fermare qualcosa. Beato tu. Ti ascolto. Lassù, la vasca. La vasca? Quale, questa? Ah, così. Si vede anche quando Venom salta. Venom, Harry salta, che lo fa di potenza, non di agilità. Tira! Che spasso! Ora salviamo un super criminale. Super criminale è pentito. Ma ha comunque cercato di ucciderti più volte. Sta provando a cambiare. Voglio aiutarlo. Cavolo, hai una fiducia incredibile nella gente. Vaffanculo, mamma. Oddio. Dobbiamo colpirli forte e per primi. Ma scusami, lo stealth. Siamo. No, i cani no, io non ho pietà. Ho l'entusiasmo, ma in genere preferisco giocare d'astuzia. Nova, finché non. Grande, Harry. Ricevuto. Grande come mi gasa sto gioco. Tutto ok con
queste fiamme? A dire il vero sì! Non sto nemmeno sudando! La situazione precipita! Come sempre! Beccatelo un bel ventilatore in faccia! Che bello! Ho un regalino per te! Non si mette bene! Ma vai a pia al muro. Chi è? Tiene una bomba. No, le belve no, cazzo. Resisti. Così. Quella puttana è pazzesca. Inizia a prenderci la mano. Dovresti tenere un corso. Sì, dovrei farlo di mestiere. Oddio. Aspetta che non t'ho visto, Perry di merda. Mi piacerebbe, carogna di merda. Oddio. Mamma che botta. Sono bloccato. Harry, ci sei? La mia testa. Dobbiamo muoverci, presto. Che culo, ragazzi. No, ti prego, no, sti uccelli maledetti. Ciao. Se stiamo fermi, forse non ci vedrà. Ma perché, scusa? Vabbè, ci ho spiegato. Sono qui. E si ricomincia. Che è successo alla tua? Ecco, vabbè, ho sbagliato il tempismo. L'allarme mi ha incasinato. Almeno ora stai bene. Frecce, macete, razzi, uccelli robot. Per non parlare dei cani robot. Cos'altro proverà a ucciderci? Così. Sei quasi ammazzato. Questo ha fatto male, uccello di merda. Oddio, quanti sono? Au. Così. Perdonami, ma non devi starmi in mezzo ai coglioni. Ma come cazzo ti permetti? Così. A chi l'ho lanciato? Perdonami. Senti, vai a fare in culo. Sì, come no. Calmo, affrontane uno alla volta. Hanno rotto i coglioni sti uccelli. Uno alla volta. Così. Grazie, bro. No. Aio. L'atmosfera si sta scaldando. Ma dov'è quel tizio? Lasciatemi andare. Ma ho il dubbio che sia stata una trappola per noi. Va, beccati questo. Oh. Ma vuoi morire? Ma non muore. Ecco, morto. Dove è andato Harry? Ah, lì. Comincio ad avere qualche dubbio. Sicuro che possiamo farcela? Ma certo. Siamo lo Spider Duo. D'accordo. Ah, così proprio, senza problemi.
Eccolo lì, Tombstone. Allora c'è. Wow! Eccolo, è lui. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Minchia, quanti sono? Io creo un diversivo. Vedi se riesci a liberarlo. Vado. Crescono così in fretta. Ah, vai a fanculo, Pete. È una macchina, praticamente. Ti tirerò fuori da qui, ok? Non puoi. C'è un sistema di difesa. E io lo disinnesco. E non hai fatto una bella mossa, secondo me. Che cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui! Torno subito! Ma sono più grandi! Mi sembra di sì che sono più grandi, Pete. Ehi, un altro tuffo nel fuoco? Spari battute in un momento simile. Fa parte del lavoro. Salvato dal ragno. Lo so, Thompson. Dai, vai a fanculo tu. Oddio, va a finire nella lava. Questa mi muore. Ma da dove li mandano? Forse li affittano da un'agenzia? Dobbiamo spegnere la fornace. Laggiù! Se sovraccarichiamo la macchina con un refrigerante, dovrebbe spegnersi. Affanculo. Toh, ce l'abbiamo fatta, ora? È finita. Appena in tempo per spegnere la fornace. C'è stato blackout Windows? Che è successo? Ok, ho liberato risorse in teoria, ma dovrebbe. Andiamo avanti. Guardalo come sei messo. Oh, ma dove pensi di stare a casa tua? Volete ammazzare tutti quanti? Non volevamo, scusa! Ancora, altri. Dai, non si può. Neanche noi. Sì, ho capito, ragazzi, però... Oh no, ecco gli animali. Non l'avevo notato. Ecco. Beato te! Grande. Non abbiamo tempo per questo! Che facciamo? Picchiamo più in fretta! Picchia più in fretta! Ecco. Dobbiamo aiutare Tombstone. Forse potremmo indebolire la gabbia. Lì, tira giù quei supporti! Chiamami matto, ma questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Pure. Forse dovresti uscire di più. No, no, che cazzo è successo? Perdonami, non mi hanno colpito. Fa caldino qui. Non l'avevo notato. Credo che la tuta sia ignifuga. Beato te. Questo ha fatto bua. Non abbiamo tempo per questo. Che facciamo? Picchiamo più in fretta. Picchia più in fretta. Dobbiamo aiutare Tombstone. Forse potremmo indebolire la gabbia. Lì, tira giù quei supporti. Chiamami matto, ma questo è uno dei giorni più belli. Così, vai, vai. Mamma mia, che roba. Posso colpirlo. Lo sta esplodendo? Sì. Buono. Ne restano due. Ah, ok, dobbiamo rompere il supporto. Di cosa hai fatto questo affare? Non lo so, ma qui crolla tutto. Non ti arrendere. Non sta funzionando. Tieni duro. Dobbiamo tirare giù quei supporti. Oh, sono enormi. Così. Vabbè, tu non mi devi rompere i coglioni, vai. Ecco qua, perfetto. Dai, stronzo. Vaffanculo. Ma ancora, da quando sono arrivati? Scusa, su tutti i uccellacci della merora.
Via, via, via. Uccelli della malora, portate sfiga. Quello va a finire la lava. Questa ha fatto bua. Adios. L'uccellaccio dov'è? Là. Ok, manca questo pilastro e l'ultimo di qua. Qui crolla tutto, finisce male. La gabbia non ne vuole sapere. Passiamo dalla fornace. No, fa troppo caldo lì. Dai, forse hai idee migliori. Scelta difficile, eh? Che stai facendo? È un pazzo. Andiamo, eh. E adesso? C'è morto Harry. Vai, muoviamoci. Torniamo indietro. No. Vattene da lì. Mi sa che non ce la facciamo, eh. Porca miseria. Andiamo! Seguiamolo! Mamma che culo! Via, via, via! Come fai a reggere lo stress? Lo yoga fa meraviglia. Puoi morire qui! Muoviti! Harry! Harry! Non posso fermarmi! Oh my goodness. Porca puttana. Ah, ok, sono vivi, meno male. Che lavoro di squadra, ragazzi. Un attimo. Vedi se ci hanno seguiti. Vado. Questo è l'unico problema di rigare dritto. Il crimine ti mantiene in forma. Ti abbiamo salvato in tempo. Agli altri non è andata così bene. Quei ceffi non erano un problema. E tra l'altro stavano aspettando il loro capo per finirmi. Hai un posto dove nasconderti? Sì. E se dovessero tornare, io sarò pronto. E ringrazia quel tuo amico da parte mia. Ci vediamo in giro, Spider-Man. Pare siano spariti. Andiamo anche noi. Sì. Ehi, bel lavoro comunque. Dici? Io avevo l'impressione di fare solo disastri. È vero, ma nel miglior modo possibile. Guarda, non sapevo che ci attaccava il figlio di Troia. Aspetta. Guarda, 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 ce l'ha con noi, ci sapeva. Scusa, devo ancora abituarmi a questo potere. Ed è cambiata potere. Pure, guarda, l'uniforme. Che stile. Che vuoi dire? Scusa, non hai... Ah, hai ragione. Ma guarda che roba. Ora siamo davvero lo Spider Duo. Senti, io torno al laboratorio. Voglio vedere se Connors è tornato. Sì, giusto. Io ti raggiungo subito. No, ma... Cioè... Incredibile. Ti ha cercato di attaccarti.